se starrete, qui c'è il buon vino, qui c'è l'amor. Vieni a se starrete, qui c'è la gioia in ogni cuore. Cari amici di Se starete, vicini e lontani, benvenuti a una nuova puntata di Déjà Vu. Oggi abbiamo voluto accontentare una vostra richiesta, infatti come sempre potete scriverci al numero 349-09-90-428 per tutte le vostre segnalazioni, dediche, richieste. Dicevamo, abbiamo voluto soddisfare questa vostra richiesta, ossia puntare il focus su due personaggi, due donne dello spettacolo, nella fattispecie sono attrici, due donne straordinarie che appunto hanno dedicato la loro vita allo spettacolo, anche se erano due donne molto normali, dedite alla famiglia. Punteremo il focus innanzitutto su una donna straordinaria, dal fascino prorompente, una sex symbol. Stiamo parlando di Silvana Mangano. Era figlia di una casalinga, di un macchinista di treni. Lavorò con tantissimi registi, adesso elencarli tutti risulta difficile: Visconti, Lizzani, Comencini, De Santis, Lattuada. Pare che la sua aspirazione fosse però quella, dicevamo poc'anzi, di essere una donna normale, madre di famiglia. Sicuramente la morte del figlio maschio la devastò, la uccise. Ma vediamo innanzitutto questo video mentre appunto la vediamo ballare il mambo, proprio perché lei aveva iniziato studiando danza, si pagava i corsi facendo la modella. Ancora molto giovane, Silvana Mangano si innamora di uno dei tanti attori che incontrerà nel suo percorso artistico. Stiamo parlando di Marcello Mastroianni. Nell'immaginario collettivo siamo, orientati ad associare l'immagine di questa straordinaria attrice Silvana Mangano al film Riso Amaro. Ricordiamo che andò a fare il provino a 19 anni, ma all'inizio non andò benissimo. È un film importante, quello di Riso Amaro, proprio perché è un film in controtendenza. Prima di questo film eravamo abituati a vedere le donne che recitavano nei panni di madri di famiglia, mogli. Qui invece il protagonista è una donna libera che lavora appunto nelle risaie come mondina in Piemonte. Alla mattina alle ore 9, una bellezza! Ehi, cosa fai qua? Guarda, le clandestine sono venute lo stesso. Ma si vede che lega voglia di lavorare gratis. Aiuto, così fai più presto. Bianchetti! Non così rado! Forza, vado giù! Un altro, più freddo! Oggi diremmo davvero che questa attrice bucava lo schermo. Dino De Laurentiis, che era produttore del film, si innamorò perdutamente di lei, si sposarono ed ebbero quattro figli.
Nello stesso film ricordiamo che debuttò Raff Vallone. Pensate che era un ex giocatore di calcio del grande Torino, coinvolto nella tragedia di Superga del 49. Raff Vallone aveva smesso di giocare a calcio 10 anni prima, nel 39. Diventerà poi caporedattore dell'Unità di Torino e verrà preso poi come attore e inizierà la sua straordinaria carriera. L'altro attore, sempre presente in Riso Amaro, è Vittorio Gassman. Curiosamente, pensate che in questo film la sua straordinaria voce non è quella originale, ma era stato doppiato proprio perché era considerata una voce troppo teatrale. Nel 1951 vediamo la Mangano impegnata in un ruolo molto difficile, quello di Anna, nel film di Alberto Lattuada. Vediamo un estratto di questo film. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. E allora, che c'è, Sorano? Mi perdoni, madre, se vengo a disturbarla nel suo lavoro, ma devo parlarle. Bene, l'ascolto. Ho bisogno di lei, madre. Lei mi deve aiutare. Aiutarla io? E come? Tempo fa le ho chiesto di mandarmi alla casa madre. Vorrei pronunciare i voti. Io l'aspettavo per questa sera, sorella. E non so cosa l'abbia spinta a venire ora. Ma già che è qui, voglio essere franca. Lei non mi sembra ancora matura per i voti. Vede, la decisione che lei vuol prendere è grave, molto grave. E lei non può, non deve agire spinta da non so quale impulso. Lo so. Lei dubita della mia vocazione. E con ragione, sorella. In tutti i suoi atti trovo che c'è qualcosa di troppo terreno. E andiamo a leggere qualche messaggio che ci è arrivato al 349-0990-428. Maria di Torino, ad esempio, ci chiede se le facciamo vedere uno spezzone di un altro film della Silvana Mangano insieme ad Alberto Sordi, un altro uomo molto importante nella sua vita. E noi abbiamo scelto di farti vedere, Maria, un estratto del film Scopone scientifico con la regia di Luigi Comencini del 1973. Te pensa, ce n'è un troppo? Anto, e so 200.000 lire. Ah, sì. 5, 2, 7, scopa, 7 bello, 3 punti con la mossa. Scopa! Ah, no, sto scherzando. Conta. E che devo contare? 3 scope, 4 di mazzo, su 7 punti. A quanto stiamo? A quanto stiamo? 14 loro, 18 noi. Mi dispiace, signora, quest'anno va male per lei. George? Fai le carte. Peppino ride, mi sa che gli butta bene. Ma quello ride sempre. 4 e 37. Ma cosa, sbagliato? Sì. Perché? Peppino, quando si gioca non si parla. 8 e 2, 10. Scopa. E questa è un'altra che gli regalamo. No, è mica detto. No, chi è? Scopa. Sicuramente Alberto Sordi era innamorato di Silvana Mangano. Non sappiamo esattamente cosa ci sia stato tra i due e probabilmente neanche ci deve riguardare. Adesso voltiamo pagina e parliamo di un'altra attrice davvero straordinaria, una donna meravigliosa che illuminava lo schermo quando appariva. Qualcuno l'ha definita l'antidiva. Stiamo parlando di Virna Lisi, una carriera immensa divisa tra teatro, cinema, televisione. È una persona, anche lei, come Silvana Mangano, molto normale, con la capacità di essere una grande attrice insieme madre, moglie, una persona con una vita appunto
come tutti noi, normale. Il suo vero nome era Piera Lisi. Ha cominciato prestissimo, all'età di 16-17 anni, e qui la vediamo in questa scena di un film, era giovanissima, in Napoli, canta. Maria, ti presento il signor... Giorgio Sabelli. Piacere, siete musicista? Beh, conosco la musica, canto. Cantate a teatro? Sì. Allora avremo occasione di applaudire. Ah, se voi e la signorina Maria voleste onorarmi. Ah. Anzi, ho qui un biglietto. Ah, eccolo. È valevole fino a domenica. Oh, grazie, ma non vorrei... Oh, è un piacere per me, signora. Beh, arrivederci. Arrivederci. Signorina, arrivederci. Molto lieta. Però non mi avete ancora detto se la camera vi piace. Ah, è bella. È tanto bella. Piera Lisi, dicevamo, è stata un'attrice di cinema, di teatro, diventa particolarmente popolare attraverso una pubblicità che appariva nel Carosello. Con quella bocca può dire ciò che vuole, recitava il suo slogan. Signora Lisi? Sì? Senta, due parole. No, no, niente sulla pittura, per favore, non me ne intendo, per questo lascio parlare i critici. Ah, beh, allora qualche domanda sulla bellezza eternata dagli artisti, cantata dai poeti. C'è chi per una bella donna si è tolto la vita. Oh, beh, non per niente la bella donna è un mortale veleno. Ma è anche un formidabile medicamento. Mi creda, ha preso a dosi molto, ma molto piccole. Lei ci scherza su perché è una bella donna, ma se lo fosse un po' meno, se fosse addirittura bruttina. Mi sarei consolata pensando che le donne brutte invecchiano meglio delle belle donne. E se infatti passano dall'ombra all'oscurità. Cosa crede che pensino le donne brutte delle donne belle? Sa come sono le donne, o non pensano a nulla o pensano completamente a un'altra cosa. Per favore, risponda. Ma che cosa vuole che le dica, scusi? Le donne brutte, quando esiste una bella donna, non la vedono neanche. Davvero? Mi spiego, non è che non la vedano. Diciamo che non la possono vedere, ecco. Insomma, secondo lei, essere brutte è un bel malanno. Sì, la bruttezza è un malanno che forma l'infelicità di una donna, ma la gioia di tutte le altre. Ma signora Lisi, cosa dice? Ho detto qualcosa che non va. Con quella bocca può dire ciò che vuole. Sempre Clorodon. Piera Lisi ha fatto davvero tantissimi film sceneggiati con grandi registi. Ha avuto un unico grande amore, quello per il marito, Franco Pesci, con cui è stata insieme 50 anni. Per lui, pensate, rifiutò addirittura le avance, la corte di Frank Sinatra. Gli disse sempre di no. E poi in America firma un contratto con la Paramount, trasferisce tutta la famiglia negli Stati Uniti per lavorare ad Hollywood, ma quello non era il suo ambiente. Infatti l'America era alla ricerca di una figura, di una nuova attrice alla Marilyn Monroe, il ruolo da svampita che appunto ricopriva la celebre attrice, che non si confaceva, non era adatto invece alla Piera Lisi, non le si attagliava per niente. Quindi Piera Lisi decide di tornare in Italia. Vorrei farvi vedere ora un video, come ci suggerisce un nostro telespettatore, Lorenzo di Pino Torinese, dove l'attrice è alle prese più avanti nell'età con un ruolo che invece le si attaglia veramente perfettamente. Stiamo parlando del film Va dove ti porta il cuore di Cristina Comencini. Ogni volta che ti sentirai smarrita, confusa, e davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira senza farti distrarre da nulla. Aspetta. E aspetta ancora. In silenzio ascolta il tuo cuore. E quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta. In questa scena, in questo film, la vediamo interpretare un ruolo che le si addice perfettamente. È una donna che ha saputo rimanere in pace con la sua età, è stata una donna molto normale, adorata dai suoi nipotini, tutti maschi, ed è morta il 18 dicembre del 2014, aveva 78 anni. Il marito era scomparso qualche mese prima, un dolore che non riusciva a passare. Piera era la signora della porta accanto, che non ha mai dimenticato le sue origini e la sua famiglia.
Si chiude qui questa puntata di Déjà Vu. Io vi ringrazio davvero per la cortese attenzione. Vi ricordo come sempre che potete sempre scriverci al nostro numero 349-0990-428. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento con i nostri programmi. Venia se sta rete, qui c'è il buon vino, qui c'è l'amore.